Non posso usare la mano sinistra perché mi sono fatto male. Ma arriviamo a 800 mi piace e vi porto un prossimo unboxing. Buona visione. Ciao amici di YouTube, qui con voi Shale Boom 6 e oggi siamo, col dolore al braccio, siamo in un nuovo video, oggi video unboxing, perché mi è arrivato un pacco direttamente dalla Cina. Avevo fatto già questo tipo di video l'anno scorso. Se volete ve lo lascio in descrizione oppure nelle schede. Io direi di non perderci in chiacchiere. Avete lasciato like a questo video, vi siete iscritti. Arriviamo a 4... Ah, mamma mia, io tengo un orologio al polso veramente per essere precisi. Arriviamo a 40.000 iscritti, siamo vicini. Mi è arrivato proprio questo pacco. Io l'avevo già aperto, no? Però poi ho detto, cavolo, me ci devo fare il video perché ovviamente devo sponsorizzare il sito. E quindi sì, mi è arrivato questo pacco, nome, cognome, dalla... credo dalla Cina mi è arrivato. Sì, se non sbaglio. Quindi andiamolo subito ad aprire. Ecco qui. C'è una busta nera attorno. Ah, mamma mia, io tengo loro racci. Piano piano lo apriamo. Ecco qui. Togliamo la busta nera. Ed ecco qui il nostro bel pacco. Allora, direi di toglierci tutta sta roba. Ok, vada. Con una mano è difficile, cioè è difficile. Ed ecco qui quello che mi hanno mandato. Ora andiamo a recensire subito i prodotti e vi faccio vedere subito quello che mi è arrivato. La prima cosa che vi voglio far vedere è questo pacco piccolino. Che cos'è secondo voi? Scrivetelo nei commenti. Vi do 10 secondi per scrivere cos'è questo pacco. Avete scritto? Beh, allora, questo pacco che andiamo subito ad aprire. Ah! Però vi devo dire da che sito arrivano queste cose. Seguite tutto il video e lo scoprirete. Ok, apriamo il pacco. Benissimo. Ok, messo in una bustina. Benissimo. Togliamo la bustina. La piazziamo. La buttiamo. Cazzo, ce ne frega della bustina. Ok, ecco qui il pacchettino che si presenta molto piccolo, molto leggero. Niente di che. Prova a togliere lo scotch. Cosa complicata, ci vuole la laurea per toglierlo. Magari lo faccio con la mano destra che la sinistra mi fa male. Ok, George. Apriamo questo pacco, l'ho aperto da dietro. Sì, perché sono un grande, mi stimo. Leviamo questa cosa di plastica, la buttiamo nel cesso. E proviamo ad aprire anche questa parte qui. Vedete? Allora, come prima cosa otteniamo un piccolissimo cavo USB di 10 cm, davvero davvero piccolo. Andiamo subito a togliere anche quello che c'è attorno. Quello che lo mantiene. Ecco qui. Lo buttiamo. Ecco qui, questo è il nostro cavo USB. Ora scoprite subito di quello che si tratta, se non l'avete già scoperto prima. Qui troviamo una bustina con dei pezzi di ricambio. Di cosa? Ovviamente stiamo parlando di cuffiette USB. Ecco qui, vedete? Questi sono ricambi delle cuffiette. E ora ci dovrebbero, in teoria, essere le cuffie. Una, ne una, sì. Non sbaglio. Ok, una cuffietta, comodissima, devo dire la verità. Qui c'è il libretto delle istruzioni che buttiamo. E qui in questa scatola non c'è niente. E questa è la nostra cuffietta. Credo che si metta così. Comunque ha dei pulsantini. Attacchiamo anche il cavo. Ecco qui, si attacca il cavo. Questo lo attacchi al computer, lo attacchi. È un po' corto come coso, però. Va bene, sì. Comunque è molto comoda come cuffia, va bene, ci sta. Vi dico subito il prodotto da chi mi è stato mandato. Mi sono andato da questo sito, banggood.com. Trovate i link in descrizione per acquistare questi prodotti, andare sul sito, acquistare quello che volete, tutto scontato, tutto vi arriva massimo 15 giorni. E sono prodotti davvero davvero belli, davvero davvero... come dire? Belli, basta. Ora apriamo quest'ultimo pacco perché mi sono stati mandati due prodotti. Che cos'è? Allora, praticamente un joystick per il telefonino.
Ho detto, appena l'ho visto, ho detto, cazzo, me lo faccio mandare di corsa perché è carino come cosa. Quindi andiamo ad aprire anche questo. Ecco qui, perfetto. Vai, butto qui. Cioè no, quello non lo voglio buttare però. Andiamo ad aprire qua. Vediamo quello che esce. Eccolo qui, guardate che figo. Guardate che figo. Mi piace, bellissimo. Mamma mia. Questo è davvero figo come pad. Guardate qui che figo. Guardate che bello, bellissimo. Ora lo prendiamo e vediamo com'è. Guardate. Che figo, non troppo pesante. Sentite i tasti, sentite. No, figo, figo. Tipo lo SCAF che c'ha sti cosi qua dietro. Molto comodo tra le mani, davvero davvero carino. Anche se nel pacco mi è uscito anche questo cavo USB che va attaccato al telefono. Voi attaccate questo praticamente qui, quell'altro lo attaccate al telefono, al computer, quello che volete. Ed è davvero figo, 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 figo. Qui ci sono le istruzioni giapponesi che si capisce niente davvero. Giapponesi, cinesi, quelle che sono. E niente, poi non rimane niente nel pacco. Quindi vi invito subito a lasciare un bel like e ad andare in descrizione dove troverete questi prodotti, dove andare sul sito banggood.com, ve lo consiglio assolutamente. Non mi hanno pagato, mi hanno mandato solo questi prodotti, questo c'è da dire. Il video può finire qua, mi raccomando lasciate un bel like, un bel commento, fatemi sapere se volete altri unboxing, vi consiglio questi prodotti assolutamente. Mi è stato mandato dalla Cina questo pacco, dalla Cina, esatto. Da me è tutto, noi ci vediamo anche dalla mano sinistra, dal polso sinistro è tutto, noi ci vediamo ad un prossimo video. Bella!